Nasce Edufin Index, il primo osservatorio sulla consapevolezza dei comportamenti assicurativi e finanziari. Ecco, perché si è reso importante formarne uno? Perché il tema dell'educazione finanziaria è un tema rilevante, è un tema che ha strette connessioni con la sostenibilità, con lo sviluppo sostenibile, questo in tutto il mondo, perché c'è una stretta correlazione fra educazione finanziaria, sviluppo, benessere della popolazione. Questo è vero, e tanto è vero che è stato indicato dall'ONU come uno dei golden goal, degli obiettivi d'oro dell'agenda al 2030 per l'intero pianeta. Noi siamo impegnati come grande operatore del paese con un nostro programma nazionale di educazione finanziaria, collaboriamo con le istituzioni pubbliche in questo e abbiamo sentito la necessità di avere un indice in grado di misurare non solo il livello di conoscenza ma anche il livello di consapevolezza delle conoscenze e di comportamenti coerenti e conseguenti della popolazione italiana e novità in particolare anche dei nuovi italiani che ormai sono l'8% della popolazione. Quindi abbiamo questo Edufin Index, quest'anno l'abbiamo misurato per la prima volta, ogni anno avremo questa rilevazione che ci permetterà di capire come il Paese sta progredendo su questo importante ambito di conoscenza. Volendo fare un po' le considerazioni, ascoltando anche i risultati di questo primo osservatorio, cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che gli italiani non sanno abbastanza, l'Edufin Index è a livello 55 in una scala da 0 a 100, quindi 55 è un po' sotto la sufficienza che sarebbe 60. Quindi gli italiani non sanno abbastanza, la buona notizia è che sanno di non sapere. E quindi questo porta, questa consapevolezza porta da un lato a una disponibilità a migliorare questa situazione, quindi a conoscere, e dall'altro ad avere comportamenti più composti, come li abbiamo definiti, cioè più attenti, più prudenti, e quindi compensando con il fare quello che manca sul lato del sapere.